L'ultimo mio intervento l'altro giorno in Consiglio non sono stato abbastanza chiaro. Quel bene è di tutti. Questa contrapposizione tra generazioni deve finire. È già stata fatta questa strumentalizzazione. Continuarla qui è indecente. Quindi oggi, continuando il lavoro che hanno fatto i consiglieri del municipio, dimostrando anche sensibilità, perché si sono occupati del centro anziani da luglio, le carte parlano chiare, non dire che giriamo fuori il discorso. Consigliere Ghera. Questa maggioranza. Consigliere De Priamo. Consigliere Tranchina. Possiamo ascoltare gli interventi, consiglieri? Prego. Questa maggioranza non permette prevaricazioni di nessun tipo. Quel casaletto, proprio perché in memoria di Peppino in passato, consigliere De Priamo, di tutti. E non solo di una parte. Consigliere Tranchina, un attimo solo. Allora, consigliere De Priamo, il suo gruppo ha espresso la sua dichiarazione di voto, ha espresso la sua posizione. Cioè, il gruppo di maggioranza sta esprimendo una posizione contraria. Lei dovrebbe lasciargliela esprimere, come è stato consentito al suo gruppo di fare altrettanto. Prego, consigliere Tranchina. Qui stiamo parlando, con queste due mozioni, di continuare l'uso esclusivo che è già stato bocciato dalla Giunta e dal Consiglio del Municipio attuale. Quindi quello che è stato fatto prima era sbagliato, io ho votato no in Consiglio Municipale proprio perché era sbagliato, perché affidava quell'immobile a solo una parte del territorio, e questo è sbagliato, quell'immobile è di tutti, è assolutamente anche di loro, anche dei... Ma non esclusivamente, qui sulle mozioni c'è scritto di continuare il trasferimento. Ma vi immaginate Peppino in passato che cioè decideva di dare una cosa solo a una persona, solo a una generazione, escludendo gli altri? Lo sapete che a Finocchio c'è il più alto numero di giovani di tutto il municipio? Il municipio Sesto è il più giovane di tutta Roma. Ma questo voi lo sapete. Quindi è inutile continuare con questa strumentalizzazione. Si conviverà, il municipio si attiverà per una gestione integrata, ok? Quindi è inutile continuare a insistere su questo punto, perché le cose storte che sono state usate strumentalmente nel passato non passeranno mai più. Grazie.